tutti. Stasera, come al solito, non ho pretese di insegnare nulla a nessuno. Il mondo della radio, il mondo soprattutto del DMR, è un mondo talmente sperimentale dove c'è sempre da imparare. Quindi quello che è lo scopo principale che ci siamo preposti, che io mi sono comunque preposto, è quello di contribuire a diffondere un interesse per i nuovi sistemi. Dopo ognuno ha da mettere del suo, il mondo degli animatori è un mondo dove si sperimenta continuamente, io posso avere un'idea, una proposta, qualcuno la può sperimentare, quindi io non ho pretesa di insegnare a nessuno. Condividiamo un po' quella che... Se vuoi guardare qualcos'altro, io... Spegniamo per cortesia i microfoni, fatto salvo qualcuno non deve intervenire, altrimenti creiamo solo confusione. Allora, per utilizzare il DMR la prima cosa da fare è quella di generare un ID. Noi siamo obbligati, adesso io vado a condividere. Allora. Ok, sto condividendo, bisogna andare, questo è l'indirizzo dove noi dobbiamo andare, quindi prendete nota di questo indirizzo, dove andiamo a registrare il nostro nominativo per ottenere un ID univoco. Ogni radioamatore ha un ID univoco che è indispensabile per poter operare sulla rete DMR. Partiamo dal presupposto che comunque tutti voi abbiate già l'ID. Comunque, nel caso, sappiate che per utilizzare una radio DMR, nella radio DMR va impostato un ID univoco che si ottiene attraverso questo portale. Ok, prendete le nota, comunque dopo la lezione registrata e se avete bisogno poi ci sentiamo, altrimenti su Google indicate semplicemente ID DMR, ottenere ID DMR, che vale per tutte le reti DMR esistenti. Ci sono diverse reti esistenti DMR, come al solito si era partito con una solita rete, poi dopo ci si divide, ponte mio, ponte tuo, eccetera, eccetera, ci sono diverse reti, l'ID va bene per tutte le reti. Le reti sono la DMR Italy, la DMR Plus, la Brandmaster. Noi stasera parliamo della rete Brandmaster. Perché parliamo della rete Brandmaster? Esattamente per lo stesso principio con cui ognuno di noi sceglie un gestore di telefonia piuttosto che un altro, per fare un esempio, no? Maggiore copertura, maggiore assistenza, eccetera, eccetera. Nella nostra zona, parlo dell'esperienza di Ferrara, ma comunque la rete più diffusa in assoluto, è la rete Brandmaster. Brandmaster è il nome, chiamiamolo tra virgolette, del server che gestisce, cioè come io ho il telefonino del gestore TIM, tu ce l'hai di Vodafone, Brandmaster diciamo che è il nome del gestore che utilizziamo noi in questa zona. Per farvi un esempio, mi sto perdendo un attimo con la condivisione, eccola qua, questo allo stato attuale è la quantità nella zona Europa di ponti ripetitori Brandmaster che stanno funzionando in questo momento. Quindi per quello abbiamo scelto. Come vedete la rete più diffusa in qualsiasi parte d'Europa e del mondo io mi vado a muovere, trovo sempre la possibilità di accedere alla rete Brandmaster. Vi volevo condividere anche, se ci riesco, dovreste vedere anche questo. Adesso io vado a zoomare sulla mappa, rendetevi conto della copertura Brandmaster che c'è sul pianeta. Ogni numerino, ogni antennina corrisponde a un ripetitore, a una serie di ripetitori. Quindi scusa Alessio, ma sì, non ti si vedono, non hai aperto le mappe, noi vediamo solo il tuo, cosa vedete? Il tuo desktop. Allora vediamo un attimo, è avvertito, infatti qualcuno mi moderi perché io intanto mi perdo con questo sistema qua. Allora vediamo un attimo. Ci metto un po' a caricare, comunque intanto vado avanti. Lo vedete adesso la mappa? No, vediamo sempre la cartella con le foto, con le immagini, insomma. Okay. Devi cambiare quello che stai condividendo, probabilmente stai, sì, condividendo soltanto sì, la cartella digitale. O sposti la finestra nell'altro schermo, credo, non so come stai facendo. Sto facendo, aspetta, perché sto usando due monitor e mi perdo. Allora, adesso va bene. Vediamo se va bene questa. No, questa è un'altra pagina. Vabbè, comunque andiamo avanti, non è un problema. Comunque vi ho fatto vedere. Per un attimo che vado a ritirare fuori questa cosa qua. Allora,
Allora, dicevamo. Un attimo. Allora, questa dovreste vederla. E, la rete Brandmaster si appoggia su questo server. La rete Brandmaster lo raggiungete a questo sito. Prendete nota. Ancora il desktop con le cartelle sopra. Che strano, invece io vedo chiaramente, chissà perché fa così. Tornato come prima quando andava male. Che faccia così. Comunque, quello che vuoi far vedere è la mappa presa dal, sì, sito di Italia Zulotto. No, questa è la mappa proprio presa dal sito della Grandmaster, ma non capisco perché non mi condivide, perché io mi sta facendo... Quella che era la tua mano è orribile, la detesto, è proprio brutta. Invece bella è. No, è proprio... Se provassi magari a spostare la finestra da un monitor all'altro? Adesso provo. Non so, questo è il problema. Vediamo un attimo. Sto facendo un meeting con dei ragazzi. Ciao! Adesso ho perso direttamente... Ho perso il tuo adesso, non vedo più nulla. Vediamo un attimo. Scusate un attimo. Bienen, ci sei, Bienen? Mi si è bloccato tutto. Bienen, ci sei, Bienen? Scusate, ma non mi sta funzionando più nulla. Vi sento, ma non vi vedo più. Allora, adesso vi vedo. Allora, andiamo avanti. Allora, intanto vediamo, provo a ricondividere. Scusate un attimo, ma non capisco cosa sia successo, mi dà questo problema qua. Allora. La vedete la mappa? Adesso ancora no, sempre il desktop, vedete? Vediamo sempre la cartella, sì. Allora, qui non capisco che cosa stia succedendo. Adesso sempre la cartella? Sì, sempre la cartella. Allora non so proprio capire cosa sia successo, sinceramente proprio non lo so. A questo punto non ne ho proprio idea. Proviamo a bloccare, a ricondividere. Io vado. Sempre la cartella? No, adesso vediamo la mappa. Vediamo l'immagine più che... Vediamo l'immagine della mappa. Non riesco proprio a capire. Allora facciamo così. Cerchiamo. Allora, andiamo avanti senza mappa. Andiamo avanti con. No, perché sennò perdiamo troppo tempo. Allora, abbiamo parlato del discorso di condividere, di avere il DDMR. Quindi vi ho fatto vedere come si accede per ottenere il DDMR. Una volta ottenuto questo DDMR, ci si può affacciare al mondo Brandmaster andando a spostare la telecamera che c'era di lato, andando sul sito del network della Brandmaster. Questo serve per vedere l'attività dei conti ripetitori che ci sono, perché è indispensabile nel mondo DMR, quando ci si muove, andare esattamente a capire in quella zona che ripetitori ci sono. Quello che consiglio è di andare a studiare il sito del DMR Brescia. Il sito del DMR Brescia, proprio www.dmrbrescia.it, è il sito allo stato attuale più completo con tutte le informazioni possibili relativamente a come sta funzionando la rete DMR in questo momento. Quindi se ci sono aggiornamenti, se ci sono condivisioni di flussi, se ci sono delle novità, il sito dmrbrescia.it in Italia è quello attualmente più aggiornato e più evoluto. Semplicemente perché i colleghi e gli amici della rete DMR di Brescia hanno investito tanto in questo progetto e cercano di diffonderlo per
per quanto possibile. Nello stesso identico sito poi è indispensabile andare a vedere quelli che sono i talk group. Il mondo DMR funziona esattamente come le chat che usavamo quando eravamo ragazzini, prima dell'avvento di mezzi di comunicazione più veloci. Ci sono delle stanze che si chiamano talk group nel mondo DMR, che a differenza di essere stanze tematiche come in passato si potevano trovare sulle chat, sono stanze generalmente riferite al territorio. Quindi esistono dei talk group dedicati a tutti i ripetitori italiani, dei talk group dedicati a una città, una provincia, una zona, un'area geografica. Anche in questo caso una piccola serie di talk group che possono essere tematici, ad esempio dedicati al mondo scout. Nelle scorse settimane c'è stato lo IOTA, il Gemelli Azzurri degli scout, e c'è un talk group dedicato anche a quello, dove gli scout tra di loro si potevano parlare attraverso il mondo di DMR. Ogni talk group è raggiungibile da qualsiasi punto di ripetitore che sia presente sul pianeta. Questa è la caratteristica. Quindi, per fare un esempio, la zona di Ferrara, e insieme a quella di Bologna, è coperta da un talk group, cioè un talk group si chiama TG Reno, TG Talk Group Reno. Perché abbiamo chiamato Reno? Perché è un talk group che in qualche maniera condivide il territorio di Ferrara di Bologna. Quindi quello che unisce Ferrara e Bologna è il fiume Reno. Quindi così, ma potevamo chiamarlo talk group Pippo, talk group Pluto, cioè non è che ci sia una logica. Abbiamo deciso di chiamarlo così perché idealmente le due province hanno in comune questo fiume. Il talk group Reno ha il suo identificativo, che è 222051, quindi in qualsiasi parte del mondo io mi trovi e andando a chiamare questo corpo, io trasmetto su questi ripetitori, su ripetitori appartenenti a questo gruppo. I ripetitori che appartengono a un determinato gruppo di territoriale prendono il nome di cluster. Questo prende è un nome che deriva dall'informatica, deriva da tanti sistemi di comunicazione. Quindi il cluster Reno riunisce un determinato territorio, tutti i ponti ripetitori che lavorano in questo territorio fanno parte di questo cluster, e questo è un esempio. Prima parlavamo di Brescia, il cluster Brescia esiste, copre la provincia di Brescia, anzi, ma anche molto di più della provincia di Brescia, si raggiunge con 22030, 222 che identifica l'Italia, 030 identifica il talk group Brescia, e quindi da qualsiasi parte del mondo che io sia, ma anche da qua da Ferrara, trasmetto verso il talk group Brescia e transito attraverso tutti i punti ripetitori che fanno parte di quella rete. Dove trovo talk group? Su internet. Ripeto, sempre internet oggi è una risorsa a disposizione di tutti, una risorsa indispensabile, quindi utilizziamo anche per consultare come funzionano e dove sono questi talk group. Perché è importante conoscere questa cosa? Perché noi quando andiamo a programmare la nostra radio DMR è indispensabile dire a questa radio su quali talk group lavorare, cioè su quali talk group trasmettere e da quali talk group ricevere. Per fare un esempio dobbiamo andare dentro il GPS, che se non riesco a condividerlo è un disastro. Adesso provo a condividerlo, perché allora perché dobbiamo vedere insieme il talk group, il GPS. Quindi ditemi che lo vedete, altrimenti io mi uccido. Lo vedete? No. Ecco. Allora, qualche tecnico dal volo che mi può risolvere io. Allora, io anche perché io vedo che sto condividendo questo, non capisco perché mi dia questo problema. Allora. L'avevo provato poco fa, quindi non capisco proprio. Ancora non lo vedete il software? Una schermata tipo un foglio di Excel? No, purtroppo no. Cosa può essere successo? Che io lo vedo tranquillamente. Allora. Alessio, posso darti un consiglio? Certo, sì. Prova quando lo visualizzi te, prova a fare Alt S. Alt S? Eccolo lì, eccolo qua. Lo vedete adesso? Sì. Beh, non ho attaccato assolutamente nulla. Quindi o che c'è un problema
non riesco a capire. Comunque, se lo vedete, questo è l'importante. Perché dato, stasera dobbiamo parlare di questo. Stasera perché parliamo di Eniton? Parliamo di Eniton non perché io ami particolarmente questa radio, anzi non è una radio che apprezzo tantissimo, non utilizzo altri. Perché oggi Eniton, l'878, è la radio con il miglior rapporto qualità-prezzo. È una radio veramente divertente, una radio adatta a noi radioamatori, che si può smanettare, insomma è una radio carina, assolutamente, quindi che si può usare. E si trova a poco prezzo, è aumentata abbastanza, chiaro, non ha le performance di un'intera di una radio professionale, però comunque la radio assolutamente funziona. Quando noi, allora, ogni radio ha un software di programmazione che si chiama CPS, ogni radio ha il suo. Ogni CPS è del tutto simile a quello di altre marche, quindi adesso io quello che vedete aperto è il CPS specifico dell'Eniton, però se voi aprite un CPS della Motorola, dell'Itera, di altre radio, è del tutto simile, perché il principio di funzionamento è quello. Poi ogni radio magari avrà delle funzioni in più, ad esempio se è programmata una Motorola, essendo una radio adatta all'uso professionale, magari ha delle funzioni che non sono, che non troviamo in una radio prettamente radioamatoriale. Questo è il cuore di come funziona una radio DMR. Il CPS è un software che genera un plug, si chiama plug, il file che viene generato. Questo plug viene infilato dentro la radio, viene trasmesso e caricato sulla radio e la radio magicamente comincia a funzionare. Una radio DMR senza un'adeguata programmazione non funziona. È una radio completamente non può funzionare assolutamente, perché la radio va impostata con tutta una serie di parametri che se vi faccio vedere, se io apro, questo è il plug completo della mia radio, vedete la quantità di dati che sono infilati dentro la radio, sono centinaia di righe che vanno scritte una alla volta, quindi è un lavoro anche abbastanza complicato, anche per quello che magari chi ha un plug abbastanza corposo, come può essere questo che vedete, magari non tanto volentieri lo regala agli altri, perché ci sono ore e ore di lavoro. L'altra cosa che io ribadisco sempre, se uno non impara a compilare un plug, non riesce a capire come sono le dinamiche del DMR e non è in grado di intervenire sempre sulla radio. Il DMR è in continua evoluzione, tutto il giorno accendono ponti ripetitori nuovi, ne spengono, cambiano frequenze, ci si muove, si parte per un viaggio, si va in una certa zona a fare le ferie, quindi bisogna essere pronti a avere il computer, il cavettino di programmazione e programmare la radio per le esigenze che oggi possono essere di un tipo e domani possono essere di un altro. Quindi è importante imparare a programmare la radio, conoscere come si programma il plug, questo aiuta anche tantissimo a capire come funziona il sistema DMR. Ripeto, come ho detto tante volte, questa sera difficilmente riusciremo a capire come si fa, non credo che finita questi 59 minuti riuscirete a scrivere direttamente un plug. Come dico sempre, è necessario però per destare quella curiosità che può essere soddisfatta dalla quantità di informazioni che troviamo comunque in rete. Ripeto, si può andare sul sito di MR Reis, si possono guardare diversi forum, c'è veramente possibilità di trovare informazioni dappertutto. Intanto vi faccio un po' vedere come funziona. Noi abbiamo diversi menu a tendina, li vedete qua sulla sinistra. La prima cosa, la cosa importante di andare a inserire, adesso apro un file, un file Eniton test, così magari con qualche dato dentro c'è un nominativo che non mi appartiene, perché l'avevo prestato ad altri. Allora, la prima cosa da fare è andare a inserire il famoso ID, quello che vi ho detto di inserirlo prima. Quindi, in questo caso, 224062 che è il mio, e il mio nominativo Z4 Golf Giulietini. Questa è la prima cosa da fare. La radio senza un ID non funziona. Ok? Non si possono mettere ID falsi perché gli ID sono registrati, corrisponde nome, numero e nominativo. Ci sono dei sistemi sulla piattaforma di cui non vi spiego stasera come funzionano per tutelare i propri ID, perché altrimenti uno adesso stasera mette dentro i miei dati sulla radio, fa trasmettere e si affaccia sulla rete col mio identificativo. C'è una sorta di protezione, cioè io dico al server, attenzione, di verificare altri parametri affinché nessuno abusi del mio nominativo. Quindi questa è la prima cosa da fare. Nell'ID, questa radio può portare diversi ID, perché io posso avere un ID per uso privato, per uso civile, per uso radiomateriale, eccetera, eccetera.
bisogna andare a compilare i canali. Allora, sul sito che vi ho fatto vedere prima, o anche attraverso il sito di Andrea, vado a vedere che a Ferrara c'è un determinato ponte ripetitore. Ogni ponte ripetitore sulla dashboard, quindi quella che vi ho fatto vedere prima, o sulle informazioni, ha chiaramente una frequenza di trasmissione e una di ricezione, come qualsiasi ponte ripetitore che abbiamo sempre utilizzato nella nostra vita. Tutti i ripetitori hanno uno shift, il famoso passo di duplice. Anche un ponte DMR è un ponte a tutti gli effetti, quindi ha il suo shift. Quindi io dentro la mia tabellina devo mettere la sua frequenza di ricezione e di trasmissione. Bisogna scriverle tutte e due. Se sapete, ci sono alcuni programmi che mette dentro la frequenza e lo shift. In questo caso bisogna mettere dentro tutti e due le frequenze, quella di trasmissione e quella di ricezione. Prestate attenzione, è un errore che si fa spesso, la dashboard mette la frequenza di trasmissione del ripetitore e la relativa frequenza di ricezione. Sulla radio vanno invertite, cioè io sulla mia radio ascolto il ripetitore dove lui trasmette e trasmetto dove lui ascolta. Quindi le frequenze che il ripetitore dà, TX ed RX, sono le sue frequenze di TX e di RX, che ovviamente sono invertite sulla radio, perché la radio riceve dove il ponte trasmette e viceversa. Quindi non fate l'errore di programmare la radio per chiamarmi e dire non funziona. Fate attenzione a quello. All'interno della radio, oltre alle informazioni semplici, vabbè, alta potenza, questo qui, vabbè, questo dipende dalla distanza del ponte, metto dentro il nome. Allora, questa è totalmente personalizzabile, cioè io metto dentro, per mia abitudine, il nominativo del ripetitore. Quindi R4 alfa chilo, parliamo del ponte ripetitore di Ferrara, ma uno può chiamarlo Ferrara, può chiamarlo come vuole, è totalmente personalizzabile. L'importante è capire qual è il concetto di funzionamento del ripetitore. Poi vedete, ci sono una serie di talk group, Italia, regionale, Emilia, locale, Brescia, cluster, altro. Io ho messo quelli che utilizzo più spesso. Anche questa è una cosa prettamente personale. Uno può dire, io la radio la compro per parlare esclusivamente sul cluster adriatico e nella radio metto dentro soltanto un canale. Metto dentro soltanto il cluster adriatico, perché mi interessa solo quello. Nella fattispecie si apre una finestra di questo tipo, dove vado a mettere dentro il nominativo del ponte. Con, ripeto, io ho messo il 4K slot 1, magari vado su questo qui, ok? Però io posso chiamarlo Ferrara a questo punto. Lo chiamo Ferrara, è totalmente personalizzabile, Italia. Italia è il tuo gruppo relativo a tutti i contributori italiani. Radio digitale, qui metto la potenza. Qui metto l'ID che utilizzo. Prima vi ho fatto vedere che la radio può avere più ID, quindi utilizzo l'ID radiomatoriale. Color code. Ogni ponte ripetitore ha un color code. Considerate il color code come il tone squelch di un ponte analogico. I color code sono diversi, sono 15. Per convenzione tutti i ripetitori di MR hanno il color code 1, tranne alcuni che hanno il color code 3. Però dalle informazioni che troviamo in rete, sulla dashboard che vi ho fatto vedere prima, quella con con la mappa dell'Europa e tutte le antennine, cliccando sul ripetitore ci dà questa informazione. Quindi abbiamo una frequenza di ingresso, una frequenza di uscita, uno shift, e un color code che corrisponde al tone squelch. Lo slot sul quale deve trasmettere, voi sapete che il DMR, dopo scontato che lo sappiate, trasmette contemporaneamente su due slot, quindi in strada è come se fossero due ponti ripetitori con la stessa frequenza collocati nella stessa posizione. Il ripetitore in strada le comunicazioni, lui riceve tutto, in automatico separa sullo slot 1 e sullo slot 2. Per convenzione, sullo slot 1 generalmente passa il traffico non locale, quindi sullo slot 1 troviamo il TG nazionali, i TG esteri, i TG di altre province. Lo slot 2 viene dedicato all'attività locale. Possono esserci due COSO contemporaneamente, uno sullo slot 1, uno sullo slot 2. Non ci disturbiamo, non ce ne accorgiamo neanche, fatto salvo che la radio, con alcune indicazioni, si comunica che l'altro slot è in funzione. Ma assolutamente il ripetitore funziona. E che nessuno venga a dire che lo slot 1 sbatta lo slot 2, come qualcuno mi ha detto che succede, perché non è possibile, perché è una trasmissione digitale fatta a pacchetti che vengono installati su diversi slot e non è un problema di radiofrequenza. Quindi gli slot tra di loro assolutamente non si sbattono.
Quindi io alla radio gli dico su quale slot trasmettere e gli dico vedete che dove deve andare a ricevere. Vedete che gli dico riceve sul gruppo Italia. Quindi la radio trasmette sul gruppo Italia e riceve sul gruppo Italia. Questa è la cosa importante. Noi alla radio dobbiamo sempre dire dove trasmettere e dove ricevere. Quindi la radio può ricevere anche tutti i tuoi gruppi che sono presenti sullo slot, ma può trasmettere soltanto su uno. Quindi se io sulla radio dico trasmetti sul il Talk Group Italia e ascolta sul Talk Group Emilia, voi questo non lo fate, perché la radio trasmette, pur trasmettendo sempre sulla stessa identica frequenza, con lo stesso shift, con lo stesso color code, se io alla mia trasmissione dico la mia radio trasmetti su un Talk Group e ascolta su un altro, voi non farete assolutamente questo, perché è una radio digitale e va esattamente nella direzione che voi gli indicate. Quindi io qua sopra vedete contact TG Italia, trasmetti sul TG Italia e ricevi sul TG Italia. Allora, per farvi vedere il talk group, vanno chiaramente tutti inseriti. Questi sono tutti i talk group che ci sono sulla radio. Come vedete, 222 è l'Italia, Lazio, Sardegna, questi sono i talk group regionali. Ci sono dei talk group che vengono definiti tattici, cioè nel senso che se magari io e un altro collega radioamatore vogliamo parlare, chiaramente non si sta parlando di riservatezza, però si vuole parlare di un determinato argomento senza andare a impegnare dei talk group particolari, da qualsiasi parte che noi ci troviamo del mondo, decidiamo di fare questo sul TG Tattico numero 4 e occupiamo soltanto quei due ripetitori e soltanto quel talk group tattico senza aprire tutti gli altri talk group. Poi vedete c'è il TG Adriatico, il Brescia, TG di Star Room Italy. Questi sono talk group che mandano la nostra comunicazione attraverso altri sistemi. Ok? Quindi questi vanno tutti inseriti, sono tutti talk group, anche questi si trovano in rete, facendo riferimento al sito di MR Brescia. Io indico il sito di MR Brescia perché è sempre in più aggiornato, perché tutti i giorni ci sono talk group nuovi, talk group che non vengono più utilizzati. I talk group vanno tutti inseriti una volta in questo elenco. Quindi, tornando alla nostra programmazione, quando io vado, adesso magari cambio, vado su Emilia, quindi sempre la frequenza ripetitore. La frequenza è sempre ripetuta, perché chiaramente io utilizzo sempre quel ripetitore, che è il ripetitore di Ferrara, per fare un esempio. Stessa identica cosa, gli dico digitale, alta potenza, il mio nominativo, color code 1, contatto, trasmetti sul TG di Emilia. Adesso lasciate stare questa mia, io ho messo... No, qui va bene. Ricevi su Emilia. Slot 2, mi hanno detto che tutto il traffico locale gira sempre sullo slot 2. Sullo slot 1 gira il traffico che arriva dall'estero, che arriva da altre regioni, da altre province, ok? Io questo lo posso modificare. Se lo volessi trasformare, non so, nel TG, quello dedicato agli scout. Prima parlavo degli scout, lo chiamo IR4K Scout. Lo posso chiamare Ferrara Scout, lo posso chiamare Alessio Scout. Uno lo chiama come vuole. Il DMR è totalmente personalizzabile, non c'è una regola che sia uguale per tutti. Uno il plug lo compila come gli piace, ok? Io, questo è come piace a me, non lo impongo. Quindi, IR4K Scout, ci sono dentro già le frequenze perché sono quelle del ponte di Ferrara, contatto, mi si apre la lista che vi ho fatto vedere prima. Quindi vado a mettere dentro TG Radio Scout. TG Radio Scout è un talk group che arriva dall'esterno, quindi dico di lavorarlo sullo slot 1. E dove vado a ricevere? Chiaramente vado a ricercarmi di nuovo il talk group relativo agli scout. Io in questo caso metto il TG. Faccio una lista dove dentro metto tutti i TG. Non ci sarà un traffico così importante su questo cluster da avere, uno spazio dedicato soltanto a lui. E queste sono le liste. Uno può fare anche delle liste, ve le faccio vedere. Allora, chiudo questa finestra qua. Cioè, uno può creare delle liste. Io ho fatto, ad esempio, delle liste, una si chiama Tutti TG e dentro ci ho messo tutto. Cioè, io non ho voglia di stare lì a girare, ascoltare chi c'è sulle Marche, sull'Abruzzo, sugli Scout, sull'Italia, su Brescia, così. Gli dico di ascoltare tutti i TG. Quindi
quando io metto in lista di iniziazione o il TG, ascolto tutto quello che passa sul ripetitore. Viceversa, ci sono talk group, ad esempio quello di Brescia, dell'Italia, Brescia, dell'Adriatico, vedete che sono Brescia, c'è soltanto il TG Brescia dentro, cluster Reno, c'è soltanto il Reno. Questo serve per stringere lo spazio di ricezione, cioè io voglio rimanere tranquillo in ascolto, voglio sentire solo chi utilizza questo cluster, il cluster Reno, mi faccio un canale che ascolti esclusivamente su quel talk group. Quindi, se avete domande fatte, perché mi rendo conto che è complessa e non è neanche facile da spiegare. Quindi, per dire, voglio fare un canale nuovo, supponiamo di fare un canale. Scusa, puoi ripetere il passaggio di prima che non mi è stato chiarissimo? Quale, dimmi. Quello dove puoi mettere tutti i tour group ascoltare tutti i tour group in una volta solo. Allora, come dicevo prima, noi dobbiamo creare delle liste di tour group, no? Che sono queste qua. Quindi io, uno va a mettere dentro nell'elenco quello che vuole. Per trasmettere devono sempre dire alla radio dove andare a trasmettere. Poi alla radio dobbiamo dirgli dove andare a ricevere. In ricezione la radio DMR può avere delle liste di ricezione, quindi gli posso dire ascolta soltanto questo talk group oppure ascolta soltanto determinati talk group che io inserisco in una lista. In questo caso noi andiamo a fare facciamo delle liste di ricezione, quindi io posso fare una lista di ricezione, la chiamo Nord Italia. Dentro cosa ci vado a mettere? Questo talk group è l'elenco che io ho già scritto in origine, no? Nord Italia, ci metto dentro il Friuli e lo sposto di là. Ci metto dentro l'Emilia, la Lombardia, la Liguria, centro Italia, facciamo il centro Italia, la Liguria, il Piemonte, vabbè, eccetera, eccetera. Ok, ho fatto una lista che si chiama Nord Italia, la confermo, vedi che ce l'ho qua, la lista adesso mi si è spostato, ecco, vedi che c'è una lista che si chiama Nord Italia e dentro ci sono le regioni del Nord Italia, io ne posso invece, io voglio fare una lista solo del tour group dedicato alla Lombardia, lo chiamo Lombardia, c'è la lista di ricezione, no? Lombardia. E chiaramente dentro ci metto solo la Lombardia. Quindi io alla radio gli vado a dire dove andare ad ascoltare. Ok? Cioè io, come dicevo prima, alla radio devo dire esattamente dove trasmettere e dove ascoltare. Chiaramente lei può trasmettere solo verso un talk group, ma può ascoltarli tutti. Decido io se fargli ascoltare soltanto un talk group o delle liste di talk group che personalizzo e decido io, a mio piacimento. Che possono essere anche zone territoriali, che possono essere, puoi fare un talk group, chiamarlo isole. Quelle che passano su quel ripetitore. Giusto? Certo, certo. Okay. Grazie. Guarda, Sardegna, Sicilia, ho fatto un talk group che si chiama isole. Ok, tu grazie. Figurati, anzi, se avete altre domande, fermatemi e... Perché magari dopo scontate tante cose, ma come ripeto sono consapevole che il DMR sia complicato. Quindi, quando io vado, adesso facciamo un canale nuovo, tanto per... Allora, lo chiamiamo un ripetitore che adesso è spento, così non facciamo danni. R4UBO, lo chiamo Emilia, perché io voglio... Anzi, chiamiamolo Reno, che è il cluster nel nostro progetto. Quindi metto dentro il suo nome, ripeto, il nome è personalizzabile, non c'è una convenzione sul nome, uno lo chiama come vuole, io vi faccio vedere come sono abituato io. Gli metto dentro le sue frequenze, che adesso non le conosco, quindi la mia radio riceve 4,45 e trasmette, filmando fuori, mandando il materiale, e trasmette a 446-600. Trasmetto in digitale, lo lascio in alta potenza e poi... A questo punto, contatto. Se io voglio parlare sul cluster Reno, la mia radio deve trasmettere sul TG Reno. Quindi io vado a scegliere, in mezzo alla mia lista di TG, ecco, vado a TG Reno, ok? E lo inserisco. Quindi vedete la radio che qua scrive TG Reno?
la RAI UD è la mia, il color code è l'1, come ripeto, per convenzione quasi tutti i ripetitori nel mondo sono sul color code 1, però ad esempio in Veneto ce n'è qualcuno che è sul color code 3. Bisogna guardare, ripeto, come sbagliare il tone squares. Lo slot, essendo il cluster, un cluster locale, lo metto sul 2. A questo punto, se io vado in trasmissione, la mia radio trasmette verso il tuo gruppo Reno. Quindi la mia radio cosa trasporta nella sua comunicazione? Le frequenze, il mio nominativo, il mio ID e il numero del tuo gruppo dove deve andare a trasmettere. Ma dove riceve? A questo punto io gli vado a dire di ricevere sul cluster Reno. E lo vado a inserire. Gli posso dire anche di ricevere su OTG, quella lista che vi ho fatto vedere prima con dentro tutto il tuo gruppo. Però cosa succede? Che se io sono tranquillo, farmi i fatti miei, voglio aspettare una chiamata, una comunicazione che passi solo sul cluster Reno, è ovvio che se mi passano tutte le altre comunicazioni già ho solo confusione. Quindi generalmente si tende a fare dei canali specifici dove la radio riceve trasmissione. Quindi in questo caso metto di nuovo cluster Reno. Dopo l'altra informazione sono informazioni che magari poi in pratica indice uno le va a studiare, va a vedere, per adesso non ve le descrivo. Ok, quindi il nome del ponte, frequenza di ingresso e di uscita, il suo tone squares che si chiama color code, dove deve trasmettere, dove deve ricevere. Dove trasmette, dove riceve, come vi ho detto prima, rientra nei contatti di tutti, questi vanno tutti inseriti a mano, cioè fatto salvo che qualcuno non ti dia il plug già fatto, questi sono tutti da inserire a mano e uno inserisce i tool group che gli interessano di più, cioè per dire personalmente ci sono tool group Isola di Pantelleria è un tool group che a me non interessa più di quel tanto e infatti non c'è nella mia lista, magari uno di noi tutte le estati va a fare le ferie a Pantelleria, gli piace quando torna a casa tenere contatto con gli amici di Pantelleria e quindi nella sua radio inserisce il TG Pantelleria. Faccio un esempio, magari qualcuno è stato scout e gli fa piacere avere il tuo group scout perché ogni tanto vuole parlare con il mondo degli scout. Anche questo è tutto personalizzabile. Uno può dire, io non mi muovo mai da casa, voglio parlare soltanto sul cluster adriatico, la mia radio avrà solo un canale solo col cluster adriatico. Ti trovo, chi non trovo, come? Cioè, se mi ha fatto su un punto analogico e non in rete, ti trovo, e faccio questo, cioè. Quindi assolutamente tutto personalizzabile. Adesso io Wellington, questa è una radio che mi porto molto in giro quando viaggio, e quindi dentro c'è un po' di tutto, c'è addirittura mezzo Europa, ci sono tutti i ripetitori della Germania, perché poi quando sono in giro mi piace comunque avere dei contatti. Lo ripeto, è tutto assolutamente personalizzabile. Quindi quando io vado a scrivere questo elenco di contatti, vado a mettere dentro quello che mi interessa, a volte li aggiungo, a volte li tolgo, a volte non, magari vi faccio vedere la radio che uso solo in città a Ferrara, ha dentro soltanto due canali, il cluster Brescia, il cluster Reno, soltanto il contributore di Ferrara, una radiolina che tengo solo quando giro in città. Stessa cosa in ricezione, la ricezione, come vi ho detto prima e vi ho già fatto vedere, a seconda di quello che voglio ricevere, faccio delle liste regionali, io sul TG regionali ho messo dentro tutti i tuoi gruppi regionali, però per l'Emilia Romagna ne ho dedicato soltanto uno. Ho voglia di ascoltare tutto il traffico che passa in tutte le regioni d'Italia, vado in ascolto su quella lista lì. Voglio solo rimanere in rete con i radiomatori emiliano romagnoli, rimango in ascolto soltanto su Emilia Romagna. Oppure ho un canale solo dedicato al tuo gruppo adriatico che riunisce i ripetitori della Romagna di San Marino, dove ci sono gli amici, magari alla sera mentre faccio cose mi metto in ascolto solo sul TG adriatico e passa solo esclusivamente il traffico generato su quel tuo gruppo perché ho voglia di sentire gli amici che avete in Romagna. Quindi assolutamente deve essere personalizzato, cioè io potrei dire vi do il mio plug, ve lo caricate, ma snaturate completamente il bello di DMR, cioè piuttosto ci troviamo tutte le sere a parlare di queste e magari da 59 minuti alla volta riusciamo a capire esattamente come programmare la radio, ma il bello della radio DMR è la personalizzazione secondo le proprie esigenze. Alessio, posso farti una domanda? Anche due, sì. Sono io 4 map. Sì. Allora, io abito a San Felice sul Panaro, vedo che c'è il vostro ponte, quello di Ferrara, che è il mezzo fisico dove far transitare le informazioni digitali. Sì.
Sì. Ok, quindi io se metto, esempio, per fare una prova, metto solo il vostro ponte ripetitore, ok? Sì. E poi mi creo vari tall group, cioè io posso in ricezione filtrare sul ponte ripetitore vostro, che è un ponte fisico, le mie liste che mi sono fatte in ricezione, certo, giusto? Certo, assolutamente sì. Mentre se voglio parlare con il gruppo di Pantelleria che ho sempre istradato su Tigireno, devo creare un talk group in trasmissione, sempre attraverso il vostro ponte, però che va solo su Pantelleria, giusto? Sì, allora, in questo caso il Reno non c'entra assolutamente nulla. Cioè il ponte ripetitore appartiene a un cluster, ma non esatto, è l'uso del cluster. Quindi supponendo che il talk group di Pantelleria, che non so neanche se esiste, dico la verità, il suo numero sia 222123, tu la tua radio gli si trasmetti su 222123 e ricevi 222123. A quel punto okay, lì tu ascolti solo il traffico che viene generato da Pantelleria. Cioè, quindi una volta che io ho fatto tutti questi giochini qua, i miei filtri, i miei talk group di mio interesse, e una volta che ho programmato la radio, dopo devo andare solo a selezionare con la radio il canale memorizzato che ho fatto, giusto? E automaticamente dovrebbe funzionare così. Allora, i ripetitori sulla dashboard che vi ho fatto vedere prima, ogni ripetitore in basso a sinistra manifesta e indica le sue caratteristiche, perché i ripetitori generalmente hanno dei talk group che sono sempre in trasmissione. Cioè quello di Ferrara, per fare un esempio, tu da San Felice utilizzi molto bene anche il Monte Simone, che da te arriva come una fucilata, San Felice sul canale, sì, 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 Monte sì. Simone. Che Monte Simone è un ponte ripetitore gemello di quello di Ferrara, fatto salvo che non è sul cluster Reno. Però parliamo di quello di Ferrara. Quello di Ferrara ha sullo slot 1 sempre fisso e statico il talk group Brescia. Mm-hmm. Semplicemente perché abbiamo fatto rete con i colleghi del Bresciano, il ponte ripetitore è dei colleghi bresciani che ci hanno dato, noi l'abbiamo messo qua a Ferrara, e quindi è doveroso, insomma, oltretutto il TG Brescia ad oggi è un talk group interessantissimo, dove ognuno di noi potrà dare delle risposte, dove anche rimanere in ascolto si imparano un sacco di cose, perché sono comunque colleghi che credono veramente in questo progetto. Quindi noi, per una sorta anche di amicizia e di rispetto, sul ponte ripetitore, sullo slot 1 in statico c'è il talk group di Brescia. Sullo slot 2 in statico c'è il Reno, che è il nostro cluster, perché il ponte ripetitore di Ferrara appartiene al cluster Reno, appartiene in senso territoriale, non di proprietà, e il TG dell'Emilia Romagna, perché per consuetudine tutti i ponti ripetitori che sono su in una regione, sullo slot 2 hanno in statico il TG dell'Emilia Romagna. Tutti gli altri talk group sono on demand, quindi tu ti affacci sul ripetitore, segui la tua radio, il talk group Pantelleria, dai un colpo di portante, il ponte ripetitore in automatico si mette in ricezione su quel tuo gruppo e per 10 minuti a tua disposizione. Dopodiché ritorna in stand-by. Quanti minuti, scusa Alessio? 10 minuti. Ok, perfetto. Quindi ricordatevi, ogni ponte ripetitore ha i suoi tuo group statici e li andate a vedere sulla dashboard del Brandmaster che vi ho fatto vedere prima. Tutti gli altri tuo group sono on demand. Un colpo di portante per 10 minuti c'è a disposizione. C'è una sorta di educazione, di etichetta da seguire, cioè nel senso io mi affaccio sul ripetitore, ascolto un po' quello che sta succedendo, cioè se mi accorgo che c'è un QSO in corso da qualcuno che sta utilizzando quel ripetitore, è educazione non andare a richiamare un altro talk group. Cioè quindi se io sono in QSO sul talk group Brescia e tu arrivi e mi chiami in Pantelleria, non è proprio educato, non è vietato farlo, però quello che è importante nell'attività di MR è sempre quello di ascoltare quello che sta succedendo sul ripetitore. Se il ripetitore è libero, nessuno lo sta utilizzando, è a tua disposizione. Cioè, come io vengo da un'esperienza con il C4FM della Jesu, è uguale, cioè prima di cambiare stanza, ascolto che non ci sia un QSO prima di cambiarla. Certo, assolutamente. Allora, oltretutto, tu cosa puoi fare? Ti affacci, chiami il TG Pantelleria, fai la tua chiamata, non ti risponde nessuno, digitando e trasmettendo un 4000 disconnetti il ponte ripetitore dal TG e queste sono tutte informazioni che se andate a leggere sul sito di DMR Brescia le trovate. Con il 4, sparando un 4000 disconnetto il ponte ripetitore del talk group e lui ritorna sui suoi statici. Ogni ripetitore ha i suoi TG statici, questo lo decide il suo gestore, il size del ripetitore decide, ad esempio il Cimone ha sullo slot 1 il talk group Brescia. Quindi io per ascoltarlo, la mia radio devo dirgli di ascoltare il talk group Brescia, se no tu ti affacci sul Cimone e non sento un bel niente. Quindi sullo slot 1 trovi il talk group Brescia, sullo slot 2 trovi il talk group dell'Emilia Romagna.
Se trasmetti su quello, accendi tutti i ripetitori e trasmetti su tutti i ponti ripetitori che sono in Emilia Romagna. E alla sera c'è sempre un gran bel QSO sul tuo gruppo in Emilia Romagna. Perfetto, Alessio, tu prima stavi parlando che contemporaneamente ci possono essere due QSO per ogni... Sì. Sì. Cioè, quindi io come faccio a sapere se sono in ascolto, se posso intervenire nell'ipotetico, una chiamata nell'ipotetico call group di Pantelleria? Allora, bisogna ascoltare e vedere se il ponte ripetitore è in funzione o no in quel momento. Se il ponte non sta funzionando, nessuno lo sta usando. Mm. Se il ponte sta trasmettendo, potrei esserci io che parlo sul talk group del Burundi con l'amico e se tu mi vieni a chiamare Pantelleria mi rompi le scatole. Funziona così, ne faccio sul ripetitore, la radio DMR, oltre allo smitter, anche un LED. Generalmente se il LED è fisso vuol dire che il ripetitore sta trasmettendo su quello slot, se lampeggia vuol dire che il ripetitore sta trasmettendo sull'altro slot. Questo è il mondo intero, ogni radio è fatto un po' a modo suo. L'Eniton ha uno smitter on off, non capisci mai, ha uno smitter un po' relativo. Bisogna un po' affacciarsi, insomma, si capire un attimo il ripetitore se lo sta utilizzando sì, qualcuno. Quindi sicuramente sbagliamo le prime volte, poi impariamo, tu dici. Sbagliate, guarda, io credo di essere famoso Ferrara per i cazziatoni che faccio tutti su WhatsApp, sono anche antipatico, però parli che... non necessariamente uno deve essere simpatico a tutti, però a volte capita, magari io sono in questo, arriva uno, vede che c'è la portante, non sente assolutamente nulla, caccia un 4000. È successo di recente, magari in questo con un collega di Milano, parlavamo sul tuo gruppo della Lombardia, il collega non aveva nella sua lista di ricezione la Lombardia, quindi non sentiva niente, vedeva una portante, ha cacciato un 4000 e si è messo a fare questo lui per i fatti suoi. Questo è sbagliato. Esatto. Anche grazie Alessio. Okay. Ci sono anche, e se andate sul sito di MR Brescia ci sono tutti i link, ci sono dei bot, si chiamano, che funzionano su Telegram con tutta l'attività dei punti ripetitori. Tanto è molto comodo perché ogni ripetitore genera il suo bot, che sono i bot, sono delle informazioni. Quindi io do un colpo di portante al ripetitore, vedo il mio nominativo, il mio ID, il mio segnale. Il segnale espresso in decibel con cui arrivo sul ponte ripetitore, quindi è molto comodo per fare delle prove, dei controlli, e da quello vedi anche l'attività che c'è sul ripetitore. Sono d'accordo, il purista dirà che questo non è il modo di fare radio, e internet, il bot, il Telegram, però dico anche che siamo ormai nel 2021, perché abbiamo a disposizione questa tecnologia, utilizziamola. Poi può piacere, può non piacere, però è veramente, veramente bello avere a disposizione questi sistemi qua. Quindi sempre ascoltare, come ad esempio se io mi trovo all'estero, magari fare 3 ore di questo in italiano sul cluster Reno da un ponte ripetitore di Londra, magari poi gli inglesi alla fine si rompono un po' le scatole che si trovano. Questo può succedere, uno straniero che passa, magari usa un talk group che non sappiamo assolutamente che talk group sia e non sapremo mai chi è che lo sta usando, fatto salvo passare sul bot. Quindi ascoltare, educazione, se il ponte ripetitore è libero, lo usiamo a nostro piacimento. Ok? Quindi, come dicevo prima... Scusami sì. Un attimo. Se c'è un TG attivo, sì. C'è un QSO che sono nel TG1, il TG2 è usabile per un altro QSO? Sì. Okay. La caratteristica del DMR è che ogni ponte ripetitore è come se fossero due. Quindi lui può tranquillamente gestire due QSO su due talk group diverse. Quindi, prima dicevo che per convenzione sullo slot 1 ci sono i talk group che sono esterni al territorio, su due quelli locali. Però se io ho bisogno di utilizzare il ponte ripetitore e uno slot è impegnato, utilizzo quell'altro, indipendentemente. Ripeto, è una sorta di deontologia, ma il sistema funziona comunque. Quindi se io ho bisogno di utilizzare il cluster Emilia, e lo slot 2 è impegnato da una QSO, io uso il TG Emilia sullo slot 1. Non è un problema, se è libero è a disposizione di tutti. Okay? Il ripetitore gestisce tranquillamente due QSO contemporaneamente. È la sua caratteristica. Per cui per ogni ripetitore mi conviene avere la possibilità di ascoltare sullo slot 1 e sullo slot 2, certo. In modo da vedere quello che... Ok, grazie. Infatti se tu guardi il mio plug, i primi due canali, vedi che li hai chiamati slot 1 e slot 2? Allora, se io vado, ti faccio vedere Ferrara, slot 1, io do gli dico di ascoltare tutti i TG.
Io magari ho voglia di ascoltare tutto, io vado sullo slot 1 e gli dico fammi ascoltare tutto il traffico che passa sullo slot 1. Quindi se tu in questo momento utilizzi il mondo di Ferrara e chiami un tuo gruppo francese perché vuoi parlare con un amico francese, a quel punto lo ascolti, perché tutto, ascolto tutto. Quindi io, ad esempio, per mia abitudine, ho i primi due canali, anche vedete il ponte sotto, il Q4 e il Co-Victor, i primi due canali li chiamo slot 1 e slot 2 e metto dentro tutto. Lo chiamo slot da spiaggia. Quando sono in spiaggia metto la radio su uno slot e ascolto tutto quello che passa, mentre faccio le parole crociate. Per fare un esempio dello Sprague del DMR, adesso lo posso usare anche per cose di questo tipo. Ok? Ok, grazie. Quindi, quello che è importante, come dicevo prima, è muoversi in questa maniera qua. Capire esattamente quello che ci interessa. Che ci interessa. Vi ho fatto vedere, quindi io personalizzo il ponte come lo voglio, metto dentro le frequenze, metto dentro il contact dove ascoltare, cioè scusate, dove trasmettere, e gli dico dove ricevere. A quel punto lì creo una lista. Voi qui vedete che sono questa lista, sono tutti, lasciando stare questo qui è il ponte analogico di Ferrara, perché l'Eniton fa anche l'analogico, quindi io in code ci ho messo anche questo. Quindi io decido che per il mio utilizzo sono questi qua i canali. Ok? Gli R4 sono questi talk group. A quel punto devo generare una zona. La zona io la chiamo Ferrara. Detto la zona Ferrara, vado a mettere dentro tutti quei canali che ho scritto a mano prima. Vi faccio vedere come si fa. La cancello. Allora, vediamo un attimo. Delete. Ok, facciamo finta che qua non ci sia scritto nulla. Io ho messo dentro i ponti ripetitori di Bologna. Cancello anche fisicamente, così vi faccio vedere dall'inizio, negli ultimi 5 minuti e dopo. Allora, io metto dentro tutti i miei canali, tutti questi qui, i primi sono tutti i ponti ripetitori, tutte le frequenze, tutti i canali di Ferrara. Poi sotto i 4 e V sono i ponti di Bologna. Me li metto dentro, questo qui è il Monte Cimone, ho detto uguale, sono tutti uguali, IR4 è MO, è il Monte Cimone, slot 1, slot 2, Italia, regionale, Emilia, locale, Brescia, bla bla bla, dove deve ascoltare, dove deve ricevere, esattamente tutti uguali. Una volta che io ho fatto, messo dentro tutti i miei canali, faccio le mie zone, quindi io faccio una zona, zona 1, io magari la chiamo Ferrara, vado a prendere IR4 alfa chilo, abbiamo detto che io con gli IR4 alfa chilo ho identificato il ponte di Ferrara e lo vado a mettere dentro, con quella freccettina, vedete? Li vado a mettere dentro. Ok, ho creato una zona Ferrara, ok. Zona Ferrara, eccola qua. Ci sono dentro 12 canali, questi qua sono i 12. Poi, devo fare la zona del Monte Cimone, che la posso chiamare Modena, la posso chiamare Emilia Romagna Centrale, la posso chiamare Pian del Cavallaro, perché in realtà il ripetitore lì non è sul Monte Cimone, lo potete chiamare Pluto, chiamatelo come volete. Io lo chiamo Cimone, mi piace chiamare la zona con il nome di dove è collocato il ripetitore. Lo chiamo Cimone, il nominativo del Monte Cimone è IR4 Mike Oscar. Io, come ho detto prima, mi piace chiamare il ponte ripetitore col suo nominativo ministeriale, ma posso chiamarlo Modena slot 1, lo posso chiamare Cimone slot 1, lo posso chiamare Mo, posso chiamarlo Pippo, Pluto, Paperino, come volete. Io vi faccio vedere come ho fatto io. Io lo identifico col suo nominativo. Stessa cosa, metto dentro le celle di prima di R4 Mo. Ok, confermo. E vedete che io ho Ferrara, Cimone. Quelle sono le zone, perché la mia radio, quando io la vado a utilizzare, è separata in zone, che sono zone geografiche, che sono città, all'interno delle quali ho i canali di cui parlavo prima, che sono questi qua. Quindi, una volta ottenuto l'ID, inserisco l'ID, identifico la frequenza del ripetitore attraverso la dashboard della Grandmaster, come ho detto, quella che vi ho fatto vedere prima. Se non vi ricordate l'indirizzo su Google, scrivete dashboard Grandmaster, viene fuori solo con quel sito lì. Metto dentro tutte le frequenze, creo dei gruppi, questo gruppo che vedete è relativo a un ponte ripetitore con tutti i suoi TG dove ascoltare, dove trasmettere, e vado avanti. Questa lista può essere infinita, come vi ho fatto vedere prima, questo è il file della mia radio, ok, cioè sono
200 e rotte righe di... Questa è la mia radio, adesso vabbè, c'è dentro anche del civile, c'è un canale della Croce Rossa dentro, cioè guardate le righe, tutte scritte una alla volta, sto continuando ad andare giù, siamo a 200, 220 righe, queste sono le mie zone, gli hotspot, Ferrara, Bologna, Cimone, l'altra rete del Cimone, Faenza, San Marino, Brescia, Lucca, Rovigo, Verona, Piacenza, queste sono le mie zone, dentro ogni zona, come vi ho detto prima, ci sono esattamente i punti ripetitori che... il ponte ripetitore che c'è in quella zona che io intendo utilizzare. Ok? Questo è nella mia lista, anche qui c'è l'altro ID, anche qui dentro c'è l'elenco dei tour group che devo andare a utilizzare, quindi si compilano tutti i canali, tutto l'elenco dei tour group, a quel punto lì si fanno le zone. Ok? Il consiglio che vi do è di partire intanto con un ponte ripetitore, quello più vicino a voi. Poi, se avete bisogno, mi chiamate, mi scrivete, mi mandate un messaggio WhatsApp, insomma, ci sono mille modi, e generate da soli il vostro plug. Questa è la strada migliore per riuscire a comprendere esattamente come funziona. Sono le 10. Io direi di fermarmi qua, anche perché sono consapevole del fatto che sia un argomento veramente, veramente complicato e credo di non essere stato neanche sufficientemente chiaro proprio per il fatto che non è facile soprattutto da remoto. Quindi noi ci siamo dati 59 minuti li ho rispettati, però rimango qua a vostra disposizione per tutte le domande che volete.